La segreteria regionale proposta è insufficiente perché non rappresenta i territori. Con queste parole il segretario provinciale del Partito Democratico di Salerno, Nicola Landolfi, boccia senza mezzi termini la nuova composizione della segreteria regionale del partito dopo l'azzeramento della precedente in seguito all'inchiesta che ha coinvolto Nello Mastursi, già capo della segreteria del presidente della giunta regionale De Luca e responsabile dell'organizzazione del PD campano. Mancano intere province rappresentate in segreteria, la provincia di Benevento, la provincia di Avellino, ci sono una serie di incompatibilità politiche sostanziali, pensi che ci sono in segreteria regionale, consiglieri regionali e quello che era il tema che la segretaria regionale, sempre più inadeguata al ruolo, voleva, affrontare con la parola azzeramento, cioè separare il livello di governo regionale dal livello di governo del partito, è un tema che è stato completamente eluso, ripeto, da una scelta, quella dell'attuale segreteria regionale, assolutamente deludente, che esclude anche un pezzo rilevante, una componente, quella di rifare l'Italia, ed è una segreteria di persone che vivono a Roma, sono parlamentari, gente che frequenterà la nostra regione probabilmente la domenica. Molto proiettata sulle prossime amministrative di Napoli e anche lì, anche a Napoli, ci manca un pezzo grande grande del partito.